Salve e bentornati in una nuova puntata di Super Quack. Oggi, come sempre, in versione Campogialli. Che dire, oggi esploriamo tante di quelle zone che ne ho perso il conto ormai. E quindi vi lascio nelle mani del nostro bravo esploratore, Lorenzo Balli. Ci vediamo dopo con le presentazioni, godetevi. Questo è Discovery Campogialli. Salve, sono io, Lorenzo Balli, l'avventuriero. Oggi vi vorrei portare in giro, oltre che per i luoghi caratteristici di questa bellissima cittadina, e ovviamente collegati anche all'arte del posto, ma vorrei rispondere ad una domanda. Come rispondono i cittadini di Campogialli a questo periodo duro della nostra vita? Ovviamente in tutto rispetto delle regole. Bene, la nostra avventura sarà emozionante alquanto. Amici, so che vi sembra tutto tornato alla realtà, ma credetemi, sono stati moltissimi cambiamenti in questa anche piccola cittadina. Adesso vi porterò a vederne un esempio. Signori, mi dispiace, ma purtroppo la grande località del Parco della Rimembranza è stata densamente occupata e quindi non potrò registrare scene molto chiare dove vi parlo di quel posto, ma tanto meglio, così potremo scoprire la vita segreta dei cittadini di Campogialli. Ciao a tutti, mi trovo qui in questa piazza Sant'Agata, dove si trova anche la chiesa di Sant'Agata che avete visto, spero, nello scorso episodio, e sono qui per parlarvi di questa meravigliosa via che si trova qua dietro. E si tratta di via Ghibellina, una via bellissima, spettacolare del centro di Campogialli, e ha una storia molto interessante. Voi potreste pensare che si tratti della storia dell'Italia divisa, no, tra Guelfi e Ghibellini. In realtà non c'entra assolutamente una mazza, perché effettivamente qua i sovrani italiani non hanno mai comandato, siccome Campogialli è sempre stato un ducato indipendente. Adesso vi porterò lungo questa via a esplorare. Signori, ci troviamo in via Ghibellina, bellissimo posto. Vi mostro delle panoramiche che ho girato e ovviamente non ho una crew, sono io da solo, vero John? Vero! Visto? Oh cavolo, mi sono fregato, non dovevo farlo parlare, vabbè, comunque andiamo. Mi dispiace, vorrei raccontarvi qualcosa di questo pezzo di via. Vedete, qua sotto troviamo un passaggio da giù delle scale. Beh, qui si narra che si nascondesse il famoso eroe gendarmo da Campogialli, e si nascondeva lì ovviamente per sfuggire al duca di Campogialli malvagio, che cercava di ucciderlo. Perché? Perché lui voleva l'unione di Campogialli all'Unione Italiana, sciocco, e quindi era perseguitato, ma essendo Campogialli un luogo di così tanti nascondigli, non riuscirono a trovarlo ovviamente. Venite, vi mostro un altro pezzo. Ed ecco qui, amici, che ci troviamo nel luogo di Campogialli adibito alla guerra contro gli Altissimi. Chi sono gli Altissimi? Anzi, chi erano ovviamente? Beh, erano un popolo che
era in guerra col popolo campogiallino, in realtà viveva nascosto in varie zone, proprio come il gendarmo di Campogialli, nascosto, nessuno li vedeva, e rivendicavano il potere su questo territorio di Campogialli. Perché si chiamavano così? Perché erano effettivamente molto alti, e infatti in alcune zone di Campogialli sono rimasti ancora i cartelli che indicavano le zone a traffico limitato, nel senso non potevano entrare gli altissimi in queste zone, e visto che gli altissimi erano molto rispettosi delle regole, dove si ponevano dei cartelli loro non potevano entrare. Come potete vedere, questo cartello mostra minimo 2 metri, cioè meno di 2,60 metri d'altezza, no? E quindi una volta arrivato qui il gigante faceva no, come, non posso entrare, e non passava oltre. E in questa maniera il popolo di Campogialli posseggeva la zona qua davanti. Ora andremo a vedere perché è meraviglioso. Si tratta dell'orto dell'alchimista, si chiama, venite. Mi nascondo qua dietro le cespuglie. Provo con degli incantesimi. Forse gli incantesimi hanno funzionato. Bene. Allora, come dicevo, benvenuti all'orto botanico di Campogialli, anche chiamato l'orto dell'alchimista o il giardino. Cosa avevo detto? Non me lo ricordo. Perché si chiama così? Perché ci vive dentro il grande alchimista di Campogialli. E ovviamente noi non ne sappiamo il nome perché probabilmente è già morto, è lì da 600 anni e l'hanno anche già cambiato, però noi le chiamiamo l'alchimista di Campogialli. La vedete? Ha delle cose appese a varie piante. Tutte queste varie piante lui ci costruisce delle pozioni. Purtroppo i muri sono troppo alti, ma volevo mostrarvi la villa di Campogialli. Una, anzi, delle due ville di Campogialli. E magari in una prossima puntata vi parlerò della storia dietro questa villa, molto interessante. Comunque adesso seguitemi, entriamo nella zona finale della via Ghibellina, che è dove attualmente si svolgeva la guerra contro tutti gli altri popoli. Adesso vi ci porto. Miseria, un altro ciclista, cerchiamo di approcciarlo. Sera. Approccio effettuato con successo. Eccoci qua, siamo arrivati. Vedete, qua c'è una via che porta all'interno del campo di battaglia. E come vedete è un luogo sconfinato, è enorme. E questo era proprio un campo di battaglia cui i campogiallini si scontravano come popoli confinanti, altre volte i gnomi deformi e alcune volte gli altissimi, come vi ho raccontato, e ce n'erano a migliaia, come i guerrieri castoro della Lettonia. Il ducato di Campogialli era ricco, era una preda molto ricercata da tutti questi cacciatori che erano i popoli nemici. E pensate, ora che siamo in un periodo di pace che dura da moltissimi anni, decenni addirittura, questo campo di battaglia è stato trasformato in un campo coltivato. Pensate voi che meraviglia. E ora cresce quest'erba e dove gli animaletti possono vivere in pace, e le persone ci passano in mezzo, non molto, perché le gambe vengono assalite, molte malattie. Infatti abbiamo un record di decessi ultimamente, ma non importa. E adesso vi mostro, come detto, altre scene di questo bellissimo Campogialli. Quella che vedete laggiù è proprio la seconda villa di Campogialli. E mamma mia, che traffico! Scusate ragazzi, sono stato distratto da un accadimento terribile. Un pallone è finito in mezzo alla strada mentre le macchine andavano, è stato pericolosissimo. Purtroppo queste cose accadono in una cittadella così grande. Speriamo sempre che il Vendicatore ci faccia un pensiero. Ecco, laggiù in fondo. Non vi sbagliate, è proprio la seconda villa di Campogialli. E volete sapere cos'era la dimora del grande duca? E al momento c'è dentro il duca attuale, e ovviamente non possiamo disturbarlo. Oh no! Se ci interrompiamo, sentiamo anche le parole
di una giovane ragazzina in atto tipico delle ragazzine, ovvero cantare le canzoni sdolcinate, sentite. Chissà, magari sta anche facendo dei TikTok. Bene, bentornati. Purtroppo mi sono dovuto allontanare un po' dalla zona perché non è sicuro restare lì. Adesso vi spiegherò il perché. Si tratta del campo. È la zona più malfamata di Campogialli, dove risiedono i teppisti, delle persone deviate dalla retta via. Ragazzi, vi dirò, un artista, Lorenzo Baldi, non so se vi è noto, in queste zone è piuttosto famoso, che deriva proprio da Campogialli, è un nostro connazionale, ha scritto una canzone, un pezzo di elettronica che si chiama Il Campo e narra appunto in maniera egregia, se me lo chiedete, proprio gli avvenimenti che succedono al campo e l'atmosfera che si respira è veramente struggente, vi consiglio di sentirla. E tra l'altro mi è stato detto, ho letto nei commenti dei suoi video, che è un figo, molti aspirano a essere come lui. Questo mi sembra sia stato detto da sempre il solito ascoltatore, non lo so, forse un suo ammiratore, veramente stretto, fan numero uno. Comunque questa cosa ci riempie di gioia perché è un nostro connazionale. Le sorprese non sono ancora finite perché l'anno scorso, verso settembre, io e la mia crew l'abbiamo intervistato, Lorenzo Baldi, sul suo nuovo singolo proprio, quindi vi lascio l'intervista. Buonasera a tutti e bentornati su Super Quack. Stasera siamo in compagnia di Samantha, la mia assistente, e del grande, favoloso, magnifico, stupendo Lorenzo Baldi. Hai usato troppi fuochi aggettivi. Grande, favoloso, magnifico, stupendo, bellissimo, fantastico, non vengo più in mente, strabiliante. Sono abbastanza. Ok, Lorenzo Baldi. Come consideri la tua arte? Beh, onestamente io mi considero un totale genio. Se volete posso farvi vedere un estratto della mia sessione di scrittura di una canzone. Perché ti trovi qui? Beh, vedi, sono stato invitato in questo studio in occasione dell'uscita del mio nuovo singolo. Come si intitola? Non scoprirete, non è il momento di dirlo, ok? Anche se io non volevo venire perché non ho bisogno di pubblicità. Come vedete ho approcciato il mio lato dark, adesso sono diventato un rapper. Non ho paura della poesia, sai che sono là. Non ho paura di niente, neanche della morte, capito? E dei ragni? Oh, sì. Ce n'è uno sulla spalla. Perché sei un panino? Beh, vedi, alla fine non sono un panino, sono vestito da panino. Il punto è che è molto importante perché alla fine il panino ci raffigura. Noi siamo un hot dog alla fine. Noi siamo come questo salsicciotto di felicità. Si illude di essere libero all'interno dei muri che sono il pane della società. La libertà non esiste. E questo è il punto. E adesso l'anteprima del nuovo singolo di Lorenzo Baldi, Il Panino. Si chiama Il Campo. Come fai a saperlo? Ho letto il capito. Ah, e l'ho scritta insieme. L'ho scritta insieme ad un'altra cantante, si chiama Dolore Acrilico. Adesso ve la lascio. Ciao. Ah, non ho registrato, possiamo rifare. Siete stanchi di questo rientro a scuola, di questa immersione nella cultura? Beh, quale altro modo migliore per poterla accompagnare con altra cultura? Ecco qua che vi presento il libro da me scritto. Lorenzo Baldi racconta Campogialli, il gioiello dell'Occidente. Un bellissimo manuale romanzato in cui viene raccontata storia e dettagli di questo bellissimo posto. Beh, correte libreria, amici, ed acquistatelo al solo prezzo di 25 euro. Stop.
libri alla porta che mi chiedono di uscire. Ma questa vita da reietto non potrà mai finire. Noi vogliamo rap altro che canto. Io fratello, benvenuto al campo. E come un passerotto calo sulle tue provviste. Te le sgrafigno, poi chiamo chi l'ha viste. Maledetta rima. Il campo non salverà la mia testa. Sbirri che bussano alla porta. Sento spari alla finestra. Non uscirò mai da qui. Il campo non salverà la mia testa. Sbirri che bussano alla porta. Sento spari alla finestra. Non uscirò mai da qui. Ricordo quando stava per finire. Vendevo nei vicoli prima di andare a dormire. Di tutto quello zucchero che cosa fare? Prendetelo amici e andate a giocare. Vita disastrosa dal carattere funesto. Aiutaci a uscire da tutto questo. E quando saremo più senza scampo, ci ricorderemo dell'inizio. Il campo. Il campo non salverà la mia testa. Sbirri che bussano alla porta. Sento spari alla finestra. Non uscirò mai da qui. Salve, spero vi sia piaciuta la puntata. Beh, anche il nostro ospite speciale è stato gentilissimo. Ovviamente ringrazio la redazione di Super Quack, Lorenzo Baldi e Bianca Baldi. Un ringrazio alla mamma per la nostra ripresa. E ci vediamo nella prossima puntata.